Salve a tutti, benvenuti e bentornati sul Pensiero Non Lineare per una nuova puntata del podcast In Viaggio con la Psicologia. Sono Gennaro Rinaldi, psicoterapeuta, e vi accompagnerò nel nostro affascinante viaggio nel mondo della psiche umana. In questa tappa del nostro viaggio parleremo di apprendimento sociale e di aggressività, ed in particolare scomoderemo una delle teorie più importanti, quelle di Albert Bandura, che tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 del secolo scorso ci dava una visione teorica molto interessante, derivata anche da un famoso esperimento, quello della bambola Bobo. Ma, come per ogni tappa del nostro viaggio, il mio invito è quello di provare a rilassarvi. Mettetevi comodi, fate un bel respiro profondo, chiudete gli occhi e buon viaggio. Può l'aggressività essere un comportamento sociale appreso? Albert Bandura, nella sua teoria dell'apprendimento sociale, sostiene che i bambini possono apprendere l'aggressività sperimentandone le gratificazioni, ma anche osservandola negli altri. Bandura sostiene infatti che, come gli altri tipi di comportamento sociale, anche l'aggressività si può acquisire osservando il comportamento degli altri e le sue conseguenze. Nella teoria dell'apprendimento sociale, Bandura sostiene che gli esseri umani apprendono il comportamento sociale per osservazione e imitazione e mediante un sistema di ricompense e punizioni. Albert Bandura dimostra quello che abbiamo detto in precedenza con un esperimento molto importante, l'esperimento della bambola Bobo. Volendo descrivere questo esperimento, possiamo dire che la scena è sostanzialmente questa. Viene portato un bambino in età prescolare in una stanza, quindi un bambino di circa 5 anni in una stanza. La stanza ha diversi elementi di svago. Il bambino comincia ad interessarsi ad un'attività artistica. Nella stessa stanza, ma da un'altra parte, ci sono delle costruzioni, un pupazzo di gomma gonfiabile e una mazza. E c'è anche un adulto. L'adulto in questione gioca contemporaneamente al bambino, usando le costruzioni per circa un minuto. Poi si alza, prende la mazza e per un bel po' di minuti comincia a picchiare il pupazzo gonfiabile, colpendolo anche con dei calci e con dei pugni. E gridando, colpiscilo sul naso più forte. Buttalo giù con un calcio. Il bambino assiste a questa scena dalla sua postazione. Viene poi accompagnato in un'altra stanza dove ci sono altri giocattoli molto attrattivi. Dopo circa 2 minuti entra nella stanza lo sperimentatore. Interrompe il gioco del bimbo dicendogli che deve accompagnarlo fuori perché quelli sono i migliori giocattoli che ha e deve conservarlo per altri bambini. Il bimbo viene quindi accompagnato in un'altra stanza dove sono presenti tanti altri giocattoli, ma alcuni sono stati ideati per il gioco violento e altri no. Tra questi giocattoli ci sono ancora una volta il pupazzo di gomma e la mazza. L'esperimento è stato condotto su diversi bambini divisi in 3 gruppi: un gruppo di controllo, quelli che avevano assistito alla scena dell'adulto violento e quelli che invece non avevano assistito a questa scena. Il risultato è stato che i bambini che non avevano assistito alla scena violenta nella prima stanza, per quanto un po' frustrati, giocavano con tranquillità e raramente mostravano un linguaggio aggressivo. I bambini invece che avevano assistito alla scena violenta dell'adulto che picchiava il pupazzo, si mostravano più aggressivi e addirittura raccoglievano la mazza e si avventavano sul pupazzo, spesso riproducendo anche gli stessi atteggiamenti e le stesse parole che avevano sentito, visto e ascoltato dell'adulto. L'osservazione del comportamento aggressivo, quindi, aveva in qualche modo ridotto le loro inibizioni e insegnato al bambino 2 modi per aggredire, a livello verbale e a livello fisico.
Bandura, attraverso la sua teoria, ritiene che possa essere quindi la famiglia, l'ambiente sociale e culturale, e anche l'influenza in qualche modo dei mass media ad esporre il bambino all'aggressività. All'epoca si parlava della televisione. Ad esempio, alcuni ricercatori hanno osservato che in genere i bambini che risultano fisicamente più aggressivi in famiglia hanno avuto molto probabilmente genitori che adottavano modalità educative violente e aggressive, urla, schiaffi, percosse, offese, che potevano arrivare a veri e propri maltrattamenti. Si è potuto osservare che circa il 30% dei bambini maltrattati diventavano a loro volta maltrattanti, avendo quindi molte possibilità di diventare a loro volta genitori violenti. Prendendo invece in considerazione l'ambiente culturale e sociale di riferimento, i bambini che vivono in contesti e comunità immerse in sottoculture violente o in senso più ampio vivono in un paese governato da un conflitto bellico o in uno stato caratterizzato da forti disparità economiche e sociali, saranno più predisposti ad adottare comportamenti aggressivi. E questo è un discorso anche molto molto attuale, che possiamo riportare anche agli avvenimenti di guerra che stiamo vedendo sui vari fronti ai confini dell'Europa. I mass media, infine, hanno anch'essi un ruolo rilevante nello sviluppo dell'aggressività. I media, in generale, hanno la facoltà di incrementare la probabilità del verificarsi di comportamenti aggressivi tra i giovani. Craig Anderson, che è uno psicologo sociale, nel 2001 ha affermato che l'esposizione a questa violenza veicolata dai media provoca significativi incrementi dei comportamenti aggressivi dei bambini. Bandura sostiene infine che le azioni aggressive possono essere motivate da un'ampia gamma di esperienze avversive, frustrazioni, insulti, dolore. Queste esperienze sollecitano a livello emotivo. I ricercatori hanno convenuto sul fatto che non è tanto la visione della scena violenta a generare violenza, ma la sollecitazione emotiva individuale e le conseguenze apprese. È più probabile che si generi aggressività quando si è provocati o quando una risposta di tipo aggressivo pare più sicura e gratificante. Bene, anche per oggi la nostra tappa finisce qui e non mi resta che salutarvi ed invitarvi alla prossima tappa. E ricordate, finisce bene quel che comincia male. Grazie ancora per l'ascolto. Alla prossima.